Presidente, consiglieri. Noi affrontiamo oggi una questione che è certamente centrale per la città di Roma, ma in realtà è un problema centrale in generale. E cioè noi stiamo, voi sapete appunto che non è tanto il tempo in cui io sono qui, comunque abbiamo proceduto da subito a un'analisi molto dettagliata della situazione di quelli che a Roma io vorrei chiamare già da subito non rifiuti ma materiali post-consumo. Perché, e qui lo faccio come considerazione generale prima di affrontare le tematiche in modo sintetico che sono oggetto appunto di questa discussione, noi non possiamo più permetterci di chiamare appunto i rifiuti rifiuti, ma dobbiamo chiamarli materiali post-consumo perché dobbiamo passare da un concetto di economia lineare ad una visione prospettiva sia di gestione che industriale, che metta al centro quello che invece in passato è il valore perso, cioè i 37 milioni di tonnellate di rifiuti che sono finiti nelle discariche e in particolare nella discarica di Malagrotta. Rappresentano un modo e una modalità assolutamente sbagliata di gestire quello che anche oggi la Commissione europea ci invita a gestire in una logica differente. Cioè occorre davvero, per avere un futuro sostenibile per la nostra città, per i nostri figli, ragionare, scusate questo cappello ma lo ritengo necessario, ragionare in un'ottica finalmente capovolta. Noi abbiamo sempre affrontato, ed è stato affrontato in questa città, il tema dei rifiuti a partire dalla fine del processo e non all'inizio del processo. La fine del processo significa decidere di mandare i rifiuti nell'impiantistica, negli inceneritori o nelle discariche. Oggi la Commissione europea, recepita anche dalla normativa nazionale, ci chiede di invertire completamente questa logica e partire nella gestione dei materiali appunto post-consumo, in primo luogo dalla riduzione della produzione dei rifiuti e dalle cinque prospettive fondamentali che riguardano appunto il recupero, il riciclaggio, la valorizzazione del materiale, il riuso. Per arrivare solo alla fine ad utilizzare la discarica o l'incenerimento. Questa prospettiva ha una valenza però che non è soltanto una valenza diciamo di tipo culturale, ma ha un impatto molto importante, perché attraverso questo processo il piano che noi stiamo elaborando e che a breve porteremo anche in giunta. La delibera l'ho già firmata, siamo quasi, diciamo, abbiamo completato l'iter, prevede appunto che nella città di Roma, dove si producono 1.700.000 tonnellate di rifiuti, si avvii da subito un importantissimo piano per la riduzione della produzione dei materiali post-consumo. Questo processo di riduzione deve essere un processo scientificamente rigoroso, valutato, fatto di azioni, e adesso ve le indicherò sommariamente, giusto perché mi sembra molto importante questo momento condivisione. Il piano per la riduzione della produzione dei consumi è al primo posto nella gerarchia di trattamento dei rifiuti della Commissione europea e deve essere al primo posto nelle politiche sui rifiuti delle pubbliche amministrazioni. E il programma nazionale, peraltro previsto dal Ministero dell'Ambiente, lo prevede, e questo è fondamentale. Ora noi quindi abbiamo ragionato sostanzialmente su tre dimensioni del piano, sinteticamente indicate. La prima dimensione, dicevo, è l'elaborazione di un piano per la riduzione della produzione dei rifiuti al 2021. Noi intendiamo ridurre di 200.000 tonnellate la produzione dei rifiuti a Roma, e vi diremo anche come. In secondo luogo, un secondo fondamentale punto di vista e approccio col quale intendiamo affrontare e gestire seriamente la politica dei rifiuti nella città di Roma riguarda l'estensione
della raccolta domiciliarizzata attraverso delle forme contestualizzate che possano anche trovare un rapporto di condivisione e di partecipazione fondamentale con i cittadini, che sono i veri protagonisti di questo percorso. Accanto allo sviluppo dunque della raccolta domiciliarizzata porta a porta e di altre forme che abbiamo individuato nel potenziamento delle isole ecologiche, nel potenziamento di quelle che a Roma chiameremo le domus ecologiche, nel potenziamento della creazione di luoghi che sono i centri per il riuso, le fabbriche dei materiali, che consentono appunto di mettere a valore e anche di creare posti di lavoro utilizzando e vedendo i rifiuti non più come una criticità, ma veramente l'oro del futuro. E questa è la nostra prospettiva. E al 2021 il nostro piano prevede il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata. Infine restano da questa prospettiva 449.000 tonnellate di indifferenziato ancora, ma l'obiettivo dei rifiuti zero si può realizzare attraverso anche in questo caso una valorizzazione di un'impiantistica centrale fondamentale. Questo era l'inquadramento generale che volevo fare. Poi vorrei entrare, se mi è consentito, nel dettaglio di queste tre prospettive. Dicevo quindi piano di riduzione, piano di estensione della raccolta differenziata, progetti speciali per la valorizzazione di materiali particolari come ad esempio rifiuti elettrici e elettronici. Noi sappiamo che oggi purtroppo nelle nostre discariche, ma anche negli impianti, finiscono dei materiali che sono pericolosi, ma che noi dobbiamo sottrarre a questa tipologia insostenibile di smaltimento. Occorre farlo con dei progetti che stiamo mettendo in campo, progetti che ci aiuteranno, proprio perché progetti speciali, come anche i progetti per i beni ingombranti, per i beni durevoli, progetti speciali per la raccolta di carta e cartone, progetti dedicati alle utenze non domestiche. Tutto questo ci dovrebbe aiutare, consentire di raggiungere in modo graduale, ma molto serio, questo 70%. E poi l'impiantistica. Noi siamo convinti che l'impiantistica sia fondamentale e quindi prevediamo che, a fronte di un aumento molto consistente della raccolta dell'organico in questa città, una città che potrà arrivare ad avere come obiettivo circa 300.000 tonnellate circa di organico, dovranno essere previsti, e abbiamo già individuato anche le tipologie, degli impianti per il trattamento dell'organico, degli impianti innovativi che possano appunto valorizzare tutte quelle che sono le potenzialità della frazione organica. Accanto a questo, la valorizzazione delle cosiddette altre filiere che sono legate appunto alla carta, al cartone, al vetro e anche al secco residuo e soprattutto alla plastica, dovranno essere realizzate attraverso un'impiantistica specifica. Un'impiantistica che potrà essere in capo ad AMA e potrà comunque anche essere un'impiantistica che potrà essere sviluppata sul territorio, anche in questo caso sviluppando veramente una nuova green economy fondamentale appunto per creare delle grandi opportunità di lavoro per i nostri giovani. Quindi dicevo, il futuro dei nostri rifiuti deve diventare non valore perso, ma grande opportunità. Questi, diciamo, sono i principi generali su cui si basa il piano. Naturalmente AMA ha un ruolo centrale, perché AMA è il punto centrale per lo sviluppo di questo tipo di prospettive. E quindi abbiamo avviato già da subito una due diligence su AMA. In particolare riteniamo fondamentale raggiungere un livello di ottimizzazione nella gestione di questa azienda, che riguarda sia la dimensione industriale che la dimensione della capacità di ottimizzazione di una logistica organizzativa fondamentale, che riguarda tutte le dimensioni e tutti i flussi di gestione appunto della raccolta, dello spazzamento e di tutte quelle che sono le azioni che oggi AMA mette in campo.
Accanto a questa dimensione dell'ottimizzazione della logistica aziendale, che è un nostro punto di partenza per rendere efficiente ed efficace quella che è l'attività oggi di una delle più grandi aziende italiane, noi riteniamo fondamentale anche avviare delle pratiche per sperimentare anche nella città di Roma delle nuove tecnologie per affrontare seriamente il problema appunto del recupero dei materiali post consumo. E veniamo al piano vero e proprio. Il piano vero e proprio prevede, allora come dicevo, una serie di azioni fondamentali sulle quali ci stiamo impegnando in modo molto concreto. Innanzitutto, come dicevo, il primo punto di questo piano riguarda la riduzione della produzione dei consumi. Come si attua la riduzione della produzione dei consumi, ovvero l'applicazione della prevenzione della produzione di consumo? Si attua attraverso una serie di azioni che contribuiscono in termini percentuali, quindi misurabili, quindi non diciamo semplicemente delle indicazioni di sogno, ma dei progetti specifici oggetto di una misura tecnica, che hanno un inizio, un percorso, una fine e un monitoraggio, e che in particolare dovrebbero contribuire a conseguire circa il 16,5% della riduzione della produzione dei rifiuti. Questi progetti riguardano come principali iniziative la introduzione della green card ai residenti, che consente e consentirà di valorizzare i comportamenti virtuosi dei cittadini attraverso l'accumulo di crediti che permettono appunto di avere anche poi una possibilità di convertibilità in punti Tari per lo sconto Tari, che anche questo è importantissimo. Un progetto che riguarda il tema dell'acqua centrale, la promozione del consumo di acqua della rete idrica pubblica, che può contribuire dello 0,5% alla riduzione della produzione dei rifiuti attraverso l'utilizzo dell'acqua del rubinetto nelle utenze residenziali, ma non solo, anche bar, ristoranti, scuole, mense, l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili. Ancora la promozione dell'utilizzo dei prodotti alla spina, che attraverso campagne che metteremo in campo molto concrete potrà portare alla riduzione dello 0,5 dei rifiuti urbani. Inoltre ancora lo sviluppo di politiche che si occupino dello scarto alimentare, della cessione gratuita delle eccedenze alimentari. Come sapete abbiamo già iniziato un protocollo su questa tematica che ha già avuto attuazione, inizia ad avere attuazione, con attività di recupero e trasporto appunto rispetto al tema delle mense e rispetto a un progetto che è collegato e già diffuso anche in altre città d'Italia, perché non c'è nulla quasi da sperimentare di nuovo, ma si tratta di dare applicazione a progetti in un contesto territoriale complesso come è la città di Roma. I family bag è un altro appunto degli elementi centrali di questo programma contro lo spreco alimentare, che può ridurre dell'1% la produzione dei rifiuti. Come vedete, io sto indicando le azioni che noi svilupperemo con dei progetti misurabili e verificabili, e accanto a questi progetti noi indichiamo una valutazione della quantità di rifiuti effettivamente riducibile. Ancora la promozione del compostaggio domestico. Come sapete, la frazione organica dei rifiuti rappresenta la frazione merceologica dei rifiuti più consistente, quella che dà anche più problemi in termini di gestione, in termini di situazioni preoccupanti per la popolazione. Ora, la diffusione in diverse aree del territorio del compostaggio domestico, ma anche l'introduzione, che finalmente appunto oggi possiamo attuare, del compostaggio di comunità, può essere una risposta molto importante e può contribuire del 2,5% alla riduzione della produzione dei rifiuti. Peraltro io personalmente sono assolutamente molto favorevole a tutte le forme di autocompostaggio e di valorizzazione di questa frazione organica dei rifiuti, perché
in un momento in cui noi diciamo abbiamo la consapevolezza della gravità dei cambiamenti climatici, dei problemi della desertificazione. Io ho partecipato alla conferenza di Parigi lo scorso anno e ho seguito veramente con grande attenzione soprattutto come per le popolazioni anche più povere del nostro pianeta questa situazione ha delle conseguenze molto gravi, molto significative. Credo quindi che un nostro impegno, anche piccolo, anche concreto, per far sì che la Terra ritorni alla Terra, sia un tema assolutamente importante e centrale. In questo senso, quindi, il contributo dei cittadini di Roma può essere importante, perché attraverso il compostaggio domestico di comunità noi possiamo ridurre del 2,5% la produzione dei nostri rifiuti. Infine, l'utilizzo dei pannolini riutilizzabili, dei tessili sanitari. Questo è un tema serio. Quando uno va in una discarica non si rende conto della complessità di questo tema. Oggi esiste la possibilità di riutilizzo di questo materiale che consente alle famiglie di risparmiare. Un attimo solo, Assessore, silenzio in aula per favore, invito il pubblico presente. Gli studi scientifici di circa 1.500 euro all'anno e senza fatica, perché si tratta di un modello che soprattutto le mamme e i papà possono applicare senza fatica. Spesso, tra l'altro, questi materiali tessili sanitari sono prodotti da materiale di cotone riciclato e quindi anche facendo bene, in questo caso, all'ambiente, oltre che alla dimensione economica delle famiglie. E poi ci sono tutta un'altra serie di azioni, come la tariffazione puntuale, la valorizzazione degli scarti verdi, un protocollo per la gestione dei rifiuti dell'edilizia. Sono tutti impegni e progetti che ci consentiranno di raggiungere questo obiettivo, a mio avviso ambizioso ma serio, di produrre meno rifiuti a Roma. Questo è un impegno di ogni cittadino, un impegno centrale. Un'altra dimensione importante riguarda i mercati, la gestione dei rifiuti nei mercati. Oggi molti mi chiamano proprio perché quando finiscono i mercati noi troviamo una massa di rifiuti indifferenziati che vanno a finire nelle discariche o vanno a finire appunto in luoghi creando grandissimi problemi. C'è molta confusione, Presidente, faccio fatica a parlare. Assessore, un attimo solo. Silenzio in aula, per favore. Invito il pubblico presente a prendere posto. Grazie. Il personale presente a far fuoriuscire. Perfetto. Prego, Assessore. Bene. Dicevo, oltre a questi progetti, sempre nel piano di riduzione della produzione di rifiuti, abbiamo individuato una serie di iniziative come i mercati a impatto zero, un progetto particolarmente rivolto alla raccolta differenziata nelle scuole, perché il futuro dei nostri territori, il futuro della nostra città è legato al ruolo fondamentale delle giovani generazioni, che sono le prime forse a sentirsi anche responsabili, ad essere responsabili per il futuro. Infine un progetto legato, come dicevo, al recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici. Noi sappiamo che i nostri rifiuti, noi ne produciamo circa 12 kg all'anno, se ne raccolgono 4,5 kg. Purtroppo una serie di chili, come vedete tanti, si sottraggono, a volte anche perché indirizzati in processi e in percorsi assolutamente illeciti, e quindi lo sforzo di raccogliere tutti i rifiuti elettrici e elettronici, che come sapete contengono oro, argento, contengono terre rare, contengono materiali che oggi non si riesce più l'industria a estrarre nei vari paesi. Noi abbiamo questa ricchezza e quindi su questa ricchezza dobbiamo assolutamente investire. Così come un progetto che riguarda gli oli esausti, un altro tema importantissimo, soprattutto per le città che hanno il mare vicino, perché
tutto questo materiale che diventa pericoloso, diventa veramente pericoloso per il mare, così come le plastiche. Voi sapete che le isole di plastica ormai occupano i nostri oceani e i nostri mari, e quindi non è più pensabile che le popolazioni non si organizzino appunto invece per recuperare tutto quello che può essere un bene prezioso. Quindi, in sintesi, il primo punto riguarda la riduzione e gestione dei materiali post-consumo, e quindi la riduzione al 2021 da 1.700 a 1.500, da 1.700 a 1.500.000 tonnellate. Quindi riduzione della produzione dei rifiuti. Io non mi stancherò mai di dire che questa è la prima prospettiva fondamentale in una società tutta basata sul consumo, del nostro nuovo modello con il quale intendiamo affrontare il futuro in un'ottica di economia circolare. E poi la raccolta differenziata, e questo è il secondo grande pilastro del nostro piano. Il nostro piano intende estendere la raccolta domiciliare, porta a porta, con delle forme anche contestualizzate. Una di queste forme riguarda la creazione delle quelle che abbiamo voluto chiamare a Roma le domus ecologiche, cioè si tratta di aree recintate, riservate ai condomini, che consentono ai cittadini che abitano in luoghi dove c'è una concentrazione abitativa ed edilizia significativa, di poter comunque conferire in modo differenziato, di conferire in modo dedicato e di attivare anche, e questo tra l'altro riguarda anche una nostra capacità di intervenire anche su AMA, la possibilità di sanzionare tutti coloro che comunque in futuro, non, pur avendone la possibilità, non effettueranno appunto una raccolta seria e differenziata. Quindi potenziamento delle isole ecologiche, 7 isole ecologiche sono già in realizzazione, 32 complessive, le 32 che anche conoscete, ma noi accanto a queste abbiamo anche deciso di investire, ed è per noi molto importante, sulla utenza non domestica. Sta partendo appunto un nuovo progetto, il mio negozio è differente ed è un servizio particolarmente rivolto alle utenze non domestiche, che consentirà di separare, di ridurre i rifiuti per raccogliere tutta quella potenzialità appunto di materiale che è prodotto dalle utenze non domestiche, anche questo in modo sistematico. Accanto a questa dimensione, tra l'altro, della valorizzazione dei materiali prodotti dalle utenze non domestiche, è molto importante riallacciare i fili, ed è quello che assieme ad AMA stiamo facendo con i progetti, peraltro già elaborati in questa città dal CONAI e dai consorzi di filiera, che sono molto importanti perché danno un percorso a tutto il nostro progetto. Infatti in questi mesi è stato riattivato proprio nel mese di gennaio un protocollo sia con il Comieco per la raccolta di carte e cartoni, che sono quelle carte e cartoni che troviamo spesso nei cassonetti, accanto ai cassonetti, e ancora un protocollo con Asso Bioplastiche per la valorizzazione di tutto quello che è appunto il materiale che può diventare in questo caso e tornare ad avere nuova vita. Infine, ancora una dimensione importante del nostro percorso. E adesso trovo il... Me l'hai preso tu? No, scusate, sto cercando il quello giusto. È sparito. Qua. Eccolo qua, trovato. Come dicevo, attraverso questo percorso che intendiamo avviare, noi intendiamo passare dall'attuale 44,4% di raccolta differenziata, stabilizzata, era 43% nello scorso anno, al 70%. A questo 70% ci si arriva, come dicevo, dalla combinazione
di tutti questi progetti, estensione della raccolta porta a porta, estensione della domiciliarizzata presso i grandi condomini, realizzazione di una serie di servizi come il servizio a chiamata, la raccolta degli abiti usati, la raccolta dei beni durevoli, che sono appunto tutti quei materassi che oggi tra l'altro hanno una filiera industriale di grandissimo interesse e che quindi anche in questo caso possono diventare un'opportunità. Attraverso lo sviluppo dei centri di raccolta e attraverso anche lo sviluppo dei cosiddetti centri per il riuso. I centri per il riuso sono quei luoghi, noi ne vogliamo realizzare uno in ogni municipio, che ci consentiranno di mettere in campo un tema centrale, che è quello che è la valorizzazione dei talenti. Nei nostri territori ci sono dei talenti straordinari, talenti artigianali che nelle città si sono persi. Attraverso i centri per il riuso sarà possibile canalizzare, favorire, valorizzare tutti coloro che oggi possono trasformare questi beni che finirebbero appunto in discariche, in inceneritore, in nuovi beni da rimettere e per i quali appunto ottenere, aprire e inaugurare una nuova vita. Infine, quindi abbiamo detto un passaggio graduale al 70% di raccolta differenziata, quindi questo cosa significa? Significa che in termini percentuali noi avremo un aumento straordinario materiale organico, quindi noi avremo un incremento consistente dell'organico che ci porterà ad avere circa 300-350 mila tonnellate di organico da gestire, come dicevo, attraverso 3-4 impianti tecnologicamente avanzati. Stiamo studiando già anche coi municipi le localizzazioni e questi impianti ci consentiranno appunto di produrre materiale compost per utile appunto per tutti, per i nostri terreni. Inoltre avremo un incremento molto consistente delle altre filiere, quindi carta e cartone, del vetro, dei cosiddetti materiali leggeri e lo sviluppo di una serie di materiali che sono utili oggi nei processi industriali. Come sapete, dalle plastiche, dalle diverse tipologie di plastiche, è possibile ottenere materia prima e seconda che è utilizzata ad esempio nell'industria per l'automobile, nell'industria per l'agricoltura, nella creazione di tubi, di materiali di ogni tipo. E naturalmente Roma dovrà diventare davvero il nuovo incubatore di idee per valorizzare tutte le possibili filiere e da questo punto di vista creare il sito davvero delle nuove occupazioni green. Lo sviluppo di questo processo esige però un elemento centrale, esige la partecipazione dei cittadini. È fondamentale ed è per questa ragione che questo piano verrà approvato in giunta, poi dalla giunta. Silenzio in aula, per favore. Sarà trasmesso attraverso anche un ruolo centrale della Commissione Ambiente ai diversi municipi. I municipi elaboreranno il piano di municipio indicando quali sono le priorità per i singoli municipi. Il tutto verrà restituito alla giunta, la quale appunto ha preso atto di tutte le osservazioni, potrà alla fine avere un piano davvero condiviso con tutti i municipi della città e con i cittadini. Ma accanto a questo abbiamo anche attivato il forum ambiente che è attento soprattutto appunto alle dinamiche delle associazioni ambientali che sono così attive anche in termini di capacità di proposte concrete, e col forum ambiente verranno articolati dei gruppi di lavoro e dei gruppi di studio. Il primo incontro sarà il 29 di questo mese, attraverso appunto anche la collaborazione di tutte quelle associazioni che da anni sono sensibili a queste tematiche dell'ambiente. Potremo anche condividere il nostro percorso di piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Infine, un altro elemento centrale riguarda appunto la desiderabilità.
Volevo fare questa piccola citazione, se me lo consentite, perché io ho lavorato molto con una figura, a mio avviso, centrale nella chiave di lettura del futuro dell'ecologia nel nostro paese, non solo, Alexander Langer. Alexander Langer diceva: la società sostenibile non esisterà se non sarà socialmente desiderabile. Ecco, io sono assolutamente convinta che noi dobbiamo creare le premesse perché la desiderabilità di un futuro sostenibile per i nostri cittadini, per i nostri figli e soprattutto per i giovani che oggi sono in cerca di nuove prospettive, anche occupazionali. Ecco, io credo che questo noi dobbiamo poterlo garantire attraverso dei processi che mettano al centro il protagonismo appunto della città e dei cittadini. Si può arrivare a rifiuti zero, è un percorso complesso, è un percorso molto difficile, ma è il percorso che garantisce davvero la sostenibilità delle nostre città. O le nostre città riconvertiranno questo approccio ai rifiuti visti solo come problema, invece in una grande opportunità, oppure probabilmente davvero saremo, come diceva un esperto inglese, fra 20 anni ci vorranno 2 pianeti per contenere tutti i nostri rifiuti. Ora ha la città di Roma ha questa grande opportunità e in questa direzione va visto il futuro della nostra città. Lo diciamo oggi in un momento in cui, ritornando al tema di Ama, è molto difficile concretamente garantire il decoro della città, perché sappiamo che ci sono dei fenomeni anche sociali che rendono difficile il superamento di una serie di criticità. Ma la nostra e il nostro orientamento è quello di dare una risposta che sia una risposta ambientale, una risposta economica e una risposta anche sociale al problema appunto di quelli che non chiamiamo più rifiuti ma materiali post-consumo. Sono naturalmente a disposizione per ulteriori approfondimenti. Grazie. Cercherò di essere sintetica perché l'atto appunto che stiamo predisponendo e che ho già firmato e quindi penso sarà disponibile già da venerdì, se non io spero questo venerdì, sono circa 300 pagine, potrete dettagliatamente analizzare tutto il piano e tutte le proposte che sono contenute nel nostro piano. Sinteticamente, solo alcuni spunti interessanti dopo questo dibattito, ma innanzitutto Ama. Sul discorso di Ama, come ho già detto, è nostra intenzione, lo stiamo già facendo, applicare una cosiddetta due diligence, soprattutto su alcuni punti. Il primo punto è la revisione del contratto di servizio che stiamo mettendo in campo. Revisione importantissima perché, come avete voi anche sottolineato negli interventi, io stessa appena arrivata mi sono ritrovata a dover intervenire appunto sulla pulizia del Tevere. E intervenendo appunto sulla pulizia delle rive del Tevere è emerso subito questo grandissimo problema che riguarda un po' tutta Roma, e cioè il problema delle competenze. Allora, quello che noi stiamo cercando di fare, cioè io volevo che tutta la riva fosse pulita fino in fondo, ma non ho potuto farlo perché è una competenza in parte nostra, in parte di un altro soggetto istituzionale. Diventa complicatissimo agire in questo modo. Noi abbiamo lo stesso cercato di intervenire, lo stiamo facendo, ma abbiamo fatto già da subito, abbiamo cercato di mettere ordine, quindi abbiamo cercato di fare innanzitutto un atto, lo dico concretamente, l'atto l'abbiamo approvato in giunta venerdì scorso ed è l'atto di unificazione di un ufficio Tevere che si occupi di tutto e che cerchi di creare delle sinergie con tutti i soggetti interessati, perché ogni volta che è necessario un intervento minimo di pulizia, questo intervento possa avvenire, non debba essere l'assessore. Io sono una sopralluoghista, quindi in genere sono sempre sui luoghi per dire bisogna pulire fino in fondo e non solo fino a metà. Oppure c'è un problema che si incrocia, che è un problema complesso, magari rispetto a determinate situazioni. Ecco, allora, quello che stiamo facendo è revisione del contratto di servizio in tutti i suoi aspetti. Ottimizzazione dei servizi ambientali, quindi tutti i servizi ambientali saranno rivisti e con attenzione andremo a capire quali sono le azioni che devono essere messe in campo per avere un'efficienza immediata rispetto a quello che facciamo. Per ora siamo intervenuti, ad esempio, sulle
le segnalazioni AMA, e devo dire che in questo mese, rispetto a tutte le segnalazioni AMA, esattamente in un'ora vi è una risposta, ma questa risposta noi la misuriamo, perché attraverso le segnalazioni AMA noi abbiamo l'individuazione del sito dove i cassonetti sono pieni. Esattamente dopo un'ora noi possiamo vedere, attraverso l'immagine che ci viene restituita, se quella situazione è stata risolta o non è stata risolta, con un controllo molto rigido di questo. Inoltre, un altro lavoro molto grosso che riguarda sempre il processo di ottimizzazione appunto dell'azienda riguarda la logistica, naturalmente, di supporto a tutti quelli che sono i processi che vengono gestiti dall'azienda. Ma la chiave che secondo me è risolutiva, secondo noi è risolutiva, riguarda un'altra questione centrale di questa città, che come avete tutti voi ricordati e come io mi rendo conto girando molto la città effettivamente essere, cioè il tema dell'AMA di municipio. Cioè noi vogliamo ridare un ruolo centrale ai municipi anche nell'organizzazione e nel governo delle strutture di AMA, perché solo chi è vicino al territorio sa rispondere in modo concreto, immediato, efficiente, efficace ai problemi che voi avete denunciato e che sono assolutamente veri, ma sui quali stiamo cercando di dare una risposta. Questa risposta la si vede perché già dai cittadini abbiamo avuto tantissimi riscontri positivi. Quindi la direzione che abbiamo assunto è questa. Secondo punto, quindi primo punto AMA, secondo punto il piano. Il nostro, come dicevo, è un piano contenuto in 300 pagine che potrete esaminare in modo dettagliato, quindi non è un piano dei sogni, ma è un piano di azioni concrete, una conseguente all'altra. Un piano di cui io vi invito a ricordare un numero. Il numero è 1.051.000. 1.051.000 sono le tonnellate di raccolta differenziata che noi prevediamo di raccogliere al 2021, se riusciremo anche di più, quindi gli obiettivi più ambiziosi sono importanti. Allora, questo 1.051.000 è tutto materiale che sarà sottratto allo smaltimento, e in questo senso i cittadini ci guadagneranno potentemente, perché come sapete dalla raccolta differenziata noi abbiamo due meno che vengono attuati, e cioè meno costi di smaltimento per tonnellata, perché più riduciamo i rifiuti, più facciamo raccolta differenziata e meno paghiamo di costi di smaltimento, quindi i cittadini ci guadagneranno e ci guadagneranno nella tariffa. E naturalmente è anche un più, che è un più di tutto quel materiale che verrà conferito ai sistemi di filiera e quindi che verrà pagato, perché come sapete la plastica può essere pagata da 30 euro a 300 euro a tonnellata a seconda della purezza o impurità del materiale che viene raccolto. Attraverso che sistema? Attraverso un sistema di raccolta che ha diverse tipologie, quella dedicata, quella PAP e altre forme. Allora, il modello che io che potrete esaminare attentamente dalla delibera prevede un'articolazione per anno che indica esattamente la quantità di rifiuti differenziati raccolti, 735 nel 2016, 808 nel 2017, 902.000, stiamo parlando di tonnellate, 1.036.000, 1.045.000 e 1.051.000, il dato che vi chiedo di ricordare. E questo differenziato, quindi in parte sarà dedicata, in parte PAP e in parte altro, attraverso un'articolazione concreta che parte, ed è già partita, è partita il 13 febbraio con la distribuzione a tutti i negozi di tutto il materiale, perché nella raccolta si fa così, cioè si fanno i piani preliminari, i piani definitivi, i piani esecutivi e si attua. Noi stiamo facendo tutto questo percorso, è un percorso che deve essere fatto bene per essere efficiente ed essere efficace, e lo stiamo facendo. Così come io vi chiedo di ricordare un altro dato che è molto importante, e cioè il dato che riguarda 449.000 sono appunto le tonnellate che resteranno di indifferenziato, perché noi avremo un aumento considerevole di materiale leggero, di vetro, di carta e cartone, di organico. Ecco, quindi la nostra risposta è in un dato centrale
che stima quindi un aumento anno per anno della raccolta differenziata. Come dicevo, appunto, con dei progetti specifici che stiamo mettendo in campo e che stanno partendo e sono partiti già per le utenze non domestiche, per la raccolta differenziata porta a porta, e man mano tutto questo sarà esteso alla città. Ci saranno poi anche le isole ecologiche, ma certamente non sono sufficienti. Ci saranno le oasi dedicate, che non sono sufficienti, ma sono fondamentali per garantire a tutti, anche coloro che vivono appunto in tipologie abitative complesse, la raccolta differenziata domiciliare. Un altro punto importantissimo, i risultati. In questo mese, in un mese, adesso abbiamo valutato, c'è stato un aumento di raccolta differenziata che è dello 0,8%, considerate che si tratta di un mese, e che in termini di riduzione abbiamo avuto appunto un risultato di meno 5.000 tonnellate di rifiuti prodotti. Questo può essere anche dovuto a cause di varia natura, ma noi crediamo che queste politiche che noi stiamo mettendo in campo incomincino già da subito ad avere un piccolo risultato. Ora, i giornali parlano di miracolo, io non ho mai parlato di miracolo, perché io sono una persona, diciamo, che cerca di avere un approccio molto scientifico ai problemi, tra l'altro che valuto anche le complessità e le criticità, anzi io parto dagli elementi di criticità, quindi in genere considero al momento del Consiglio Comunale del Consiglio, in questo caso capitolino, importantissimo, perché le sollecitazioni di tutti sono fondamentali. Certamente ci sono delle osservazioni non corrette. Posso dire che il primo consigliere, che adesso non c'è più, ha detto due questioni che a mio avviso vanno sistemate, insomma, dimensionate. Ha fatto un accenno, questo lo devo dire perché ha parlato di cinghiali, scusate se esco un attimo dall'argomento, ma volevo ricordare che innanzitutto naturalmente tutto il nostro dolore per la persona che è stata colpita, ma noi stiamo affrontando il tema seriamente, ma la competenza della fauna selvatica è della regione. Noi come comune comunque cerchiamo, abbiamo costruito dei tavoli tecnici già dal mese di gennaio per affrontare anche questo problema. L'altra cosa non corretta è questa cosa del piano di riduzione. È un piano complessivo, non è che ogni azione contribuisce alla riduzione, ma è un piano complessivo. La questione dei pannolini riutilizzabili, evidentemente non si conoscono tutti quelli che vengono usati. Io ho viaggiato molto in Germania proprio per studiare le tipologie di produzione di rifiuti, di riduzione anche di impiantistica. Non si conoscono i modelli sono semplici, scusate se lo devo dire, io in genere giro, non posso farlo vedere perché non l'ho con me, ma c'è del materiale biodegradabile che viene buttato, le mamme non fanno nessuna fatica, mettono semplicemente le mutandine a lavare. Io sono stata mamma, queste cose si possono fare tranquillamente, ma soprattutto le famiglie possono risparmiare 1.500 euro all'anno proprio su questo. Questo risparmio è importante, non è una cosa da sottovalutare. Però ovviamente questa è un'azione che contribuisce dello 0,5, la questione dei tessili sanitari. È un aspetto, io non mi soffermerei solo su un aspetto, mi soffermerei su un piano che si articola di tante azioni che contribuiscono, compresa la tarifazione puntuale, a questo risultato. Un altro punto che vorrei toccare, che è molto importante, è l'impiantistica. Noi lo chiudiamo il ciclo lo chiudiamo con un tema, cioè AMA alla fine di aprile approverà il nuovo piano industriale. Nel nuovo piano industriale di AMA ci saranno degli elementi di grande interesse. Quello che io posso già anticipare è sicuramente la presenza appunto di tre impianti per i quali che gestiranno l'organico da 40.000 a 60.000 tonnellate, e comunque daranno una grande capacità di intervento anche impiantistico sulla città. Si tratta appunto di impianti aerobici che contribuiranno in modo significativo a trattare quelle 300.000 tonnellate di cui parlavo prima. Quindi noi non abbiamo detto il ciclo si chiude con l'impiantistica, con tre impianti. Ovviamente dateci il tempo di fare gli studi di fattibilità per presentare un progetto che sia credibile. Ma metteremo anche altri impianti e favoriremo la nascita sul territorio di altri impianti di valorizzazione delle altre filiere importanti. Un altro tema è stato toccato
affrontato il tema della trasferenza. Non mi risulta che la Commissione europea, anzi mi risulta che la Commissione europea stia facendo degli approfondimenti sul fatto della possibilità comunque delle trasferenze e del portare appunto la possibilità di portare i rifiuti in varie realtà purché ci siano determinate condizioni. Mi sembra molto importante però sottolineare una questione su Fiumicino. Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano portano a Roma ogni giorno 250 tonnellate di ogni giorno, cioè 250 tonnellate di rifiuti. Io penso che comunque il principio di sussidiarietà vada affrontato in tutti i casi, anche come abbiamo detto ieri nell'incontro con l'assessore regionale Boschini. Noi cercheremo di fare il possibile per trovare delle soluzioni, perché l'attenzione alle problematicità e alle criticità dei cittadini sono assolutamente importanti, e quindi noi abbiamo intenzione di lavorare avendo a cuore le problematiche dei cittadini, e soprattutto in una impostazione anche di impiantistica che non ha, come in altri luoghi, tenuto conto ad esempio della necessità di trasbordare i materiali con i treni e non con i camion. Purtroppo, se fosse stata impostata una logica invece dell'utilizzo del treno come mezzo per il trasporto di questo materiale, non ci sarebbero problemi. Oggi i grandi problemi non sono tanto la quantità di rifiuti, è piuttosto il grande fastidio che su strade ovviamente i camion comportano per la popolazione. Noi cercheremo anche questo di affrontarlo. Un altro tema importantissimo per quel che riguarda sempre il piano riguarda i cassonetti. I cassonetti, noi stiamo rivedendo tutta la questione dei cassonetti in relazione al nostro piano di sviluppo. Una parte di questi cassonetti sicuramente potranno essere utilizzati per le domus ecologiche dedicate, che non comportano dal punto di vista concreto una sostanziale differenza, ma siamo in fase di esame anche di questo aspetto e lo valuteremo con grande cura e attenzione. Multiservizi, ecco, ci tengo perché ho seguito con grande attenzione la questione di multiservizi. Abbiamo iniziato innanzitutto incontrando i lavoratori e cogliendo le problematicità dei lavoratori, tanto che assieme all'assessore Baldassarre e all'assessore Colomban abbiamo elaborato una memoria di giunta che è stata approvata e che ha fissato due punti centrali con i quali intendiamo affrontare la questione di multiservizio. I due punti centrali sono: uno, l'unitarietà dell'azienda che noi intendiamo garantire, e due, la garanzia del posto di lavoro per tutti i lavoratori di multiservizi, sia quelli impegnati in alcuni settori, diciamo, della ristorazione e altro, sia quelli impegnati anche per quanto riguarda le mie competenze nel verde. Quindi questi due obiettivi ce li siamo dati con una memoria di giunta. Abbiamo chiesto inoltre agli studi, agli avvocati, all'avvocatura, al segretariato generale, di approfondire la possibilità di una gara a doppio oggetto che consenta appunto di garantire, di dare questa garanzia di continuità di lavoro ai lavoratori di multiservizi, prendendo molto sul serio tutte queste eredità che sono legate appunto al Global Service. Tengo anche a precisare che abbiamo voluto costituire un tavolo tecnico permanente con i sindacati, sia con i sindacati, diciamo, che hanno firmato i contratti confederali, che con i sindacati che sono rappresentati e rappresentano i lavoratori di multiservizi, proprio per avere un monitoraggio continuo e attento di questo percorso. Questo percorso ha visto già la realizzazione di 4 incontri specifici, uno sul verde, uno generale, uno con la stessa multiservizi che ci ha illustrato tutta la situazione di tutti i contratti, delle tipologie di contratti e delle prospettive di contratti dei lavoratori della multiservizi, e nell'ultimo incontro che faremo, dopo quello che c'è già stato anche con l'assessore Baldassarre specifico, e peraltro ce ne sarà anche un altro in settimana, ci sarà l'incontro finale in cui noi disegneremo il percorso per questa gara appunto a doppio oggetto, che a nostro avviso deve garantire unitarietà dell'azienda e i posti di lavoro attualmente in essere.
in essere. Infine, direi che non ritengo che si possa parlare in questo momento assolutamente, qui c'è presente anche il direttore generale di AMA, di una situazione di emergenza rifiuti, e soprattutto sono assolutamente d'accordo con diversi consiglieri che sono intervenuti sul fatto che la città di Roma non debba essere oggetto di ricatto da parte di colui che di fatto ha gestito i rifiuti da tantissimi anni in questa città, perché questo è il vero nodo di questa città. Questa città ha scaricato nella discarica tutti i problemi e a nostro avviso noi dobbiamo avere il coraggio di svincolare la progettazione dei rifiuti di questa città da questo percorso del passato, aprirlo, ed era questo il senso anche delle mie parole iniziali, e avviarlo verso una prospettiva completamente diversa, dove nessuno si possa permettere di ricattare la città, di non prendere i rifiuti, ma dove l'autosufficienza viene costruita attraverso un percorso che certamente è iniziato con la chiusura di Malagrotta, e su questo sono assolutamente d'accordo. Volevo anche, e chiudo, toccare un tema importantissimo della situazione di bonifica di tutti i siti che abbiamo trovato nella città. Sono tantissimi, emergono improvvisamente, semplicemente scavando. Questo vuol dire che il tema anche delle bonifiche non è stato affrontato con la necessaria e dovuta serietà e rigore. Io sono rimasta molto colpita quando ho visto le condizioni della discarica di Castelverde, perché penso che quella situazione in cui le case si specchiano in una discarica e in un'acqua, nell'acqua ancora della discarica, questa discarica per la quale l'alta velocità aveva garantito 70 milioni di euro, oggi ci ritroviamo con 3 milioni di euro e non sono stati fatti gli investimenti per fare il parco, per chiudere il progetto, sono passati 17 anni. Questo è il senso di una città che deve cambiare assolutamente il modo di affrontare i problemi. Io non guardo mai quando amministro al passato, dico il futuro sì. Se quello è quello che ci resta dal percorso dell'alta velocità, allora devo dire che confermo che le mie battaglie passate sono state battaglie molto molto giuste, perché chi ferisce il territorio deve dare le garanzie che quel territorio sia assolutamente preservato e sia bonificato in tutto. Questa è una garanzia che noi dobbiamo esigere. Questo non è responsabilità dell'amministrazione, è responsabilità anche dello Stato. E su questo io intendo muovermi.